Se considerate un peccato cercare di sbloccare l'Italia, accusateci di questo peccato. Se è un reato, controllate il codice penale, perché il reato non c'è. E in ogni caso, quello che deve essere molto chiaro per tutte e per tutti è che nella formazione del procedimento parlamentare è evidente che noi ascoltiamo tutti. Vedete, noi sì, e poi facciamo noi. E poi facciamo noi. La ringrazio, senatore, perché è esattamente questo. Noi ascoltiamo tutti e poi facciamo noi. Questo significa avere la spina dorsale dritta. Questo significa essere delle politiche e dei politici. Questo significa saper governare degli interessi. E rispondiamo di quello che facciamo in piena libertà, a viso aperto, utilizzando un'espressione peraltro molto cara a chi di noi ama Dante e Farinata.